con il presidente del Follonica Gavolano, l'amico Paolo Balloni. È stata una bella partita, tutto sommato, anche se magari te pensavi di trovare di vincere questa partita, perché sulla carta eri favoriti. Vabbè, ragazzi, noi tutti ragazzi abbastanza giovani, complimenti anche a Sant'Andrea, una bella squadra. Peccato per il campo che non ha permesso di esprimere a tutte e due le squadre le sue qualità, però insomma, la parte iniziale va bene così, andiamo avanti. Dicevo però, il Gavorano, l'unica Gavorano era partito bene, sembrava voler fare un solo boccone, ha fatto un gol, poteva fare anche altri, però poi nella ripresa si è calato un po' la sua formazione, oppure è venuto fuori il Sant'Andrea? No, penso che la partita equilibrata, senz'altro la differenza di età dei ragazzi in campo, anche questo ha pesato. Eh sì, c'è un anno di differenza, loro sono l'anno più vecchi. Esatto, quindi più giovani. Poi si è visto anche ragazzi a Sant'Andrea, tutti presi dai crampi, quindi è una partita complicata, soprattutto per campo e campo, cioè è difficile giocare a pallone in un campo così via. E quelli, Paolo, quelli in erba vera, forse non si giocava stasera dopo il diluvio di ieri pomeriggio. Le aspirazioni della tua squadra qui a questo Passalacqua che prende sempre più campo? Noi si viene a questo torneo per fare bella figura, poi guardiamo dove si arriva, perché la società ci tiene molto a fare bene. E io ti faccio anche un grosso in bocca al lupo per domani, perché c'è una gara importante nei playoff a Poggibonsi. Grazie di cuore, Paolo, grazie a te. Buona serata, arrivederci.